questa puntata vedremo. EPT campione 2012, vince il danese Yannick Vrang. Deep Stack Pro Gioco Più, trionfa Bostan Anatoly. Andrea Benelli scavalca Cristiano Blanco nella All Time Money List italiana. Molino Neir ritorna in questa edizione giornaliera sulle news sul poker. Partiamo subito con la prima notizia. Chiaramente campione d'Italia, si è appena concluso l'EPT dopo una settimana di poker spettacolare. Infatti termina l'evento dell'anno per il poker live italiano. A campione trionfa il danese Yannick Vrang, imponendosi su un feed di 570 iscritti e avendo la meglio in un lunghissimo tavolo finale. Il runner-up è il fenomenale Oliver Bousquet, che vince 430.000 euro. Terzo posto invece per lo stravagante francese Fabrice Soulière, che merita invece 240.000 euro. Nel main event dell'European Poker Tour di campione, appena concluso, quindi l'Italia ha piazzato ben 32 bandierine sulle 88 disponibili, poco meno del 37%. Tra i grandi nomi di poker live italiano, Andrea Benelli, Stefano De Montis, Marco Della Monica, Sergio Castelluccio, Daniele Mazzia e la bella e brava Carla Solinas. Il migliore tra gli italiani, Stefano Puccilli, il bravissimo player romano di Ladispoli, si è piazzato al settimo posto, vincendo 71.500 euro, confermandosi un ottimo giocatore di poker live. Si è concluso nel suggestivo scenario del Casino Perla di Nuova Gorica il Deep Stack Pro Gioco Più organizzato da Asso Gold, con un finale che ha visto Ucraina contro Italia. Infatti l'ucraino Anatoly Bostan vince sull'italiano Gianluca Cortesi dopo un lunghissimo final day durato ben 14 ore. 180 gli iscritti e nastri di partenza per questo Deep Stack Pro, su cui Bostan Anatoly è da subito sembrato il più convinto e più in forma, dominando il torneo e portando a casa una prima moneta da 21.850 euro. Con gli oltre 20.000 dollari vinti nel main event dell'EPT campione, il bravissimo Andrea Benelli guadagna una posizione nell'Italian All Time Money List, scavalcando lo stallone italiano Cristiano Blanco. Il player toscano, nato a Prato, si trova adesso in 14esima posizione. L'ottimo 20esimo posto, quindi conquistato a campione, porta così ad Andrea Benelli una doppia soddisfazione. Bandierina in uno dei più grandi eventi di poker live europeo e salto di un gradino nella classifica redatta da The Hondon Mob, che tiene conto delle vincite in carriera dei giocatori italiani. Il toscano può già avvantare vincite per oltre 800.000 dollari, cifra che conferma l'enorme valore di Andrea, che ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo da grande protagonista sia nel panorama pokeristico italiano che in quello internazionale. In testa all'Italy All Time Money List c'è sempre il Super Flippo Candio con 3.460 a 268 dollari vinti in carriera. Il giocatore cagliaritano deve la sua leadership soprattutto grazie allo strepitoso quarto posto conquistato il 5 luglio del 2010 nel main event del World Series of Poker di Las Vegas, che ha portato in cassa ben 3.092.545 dollari. Il resto del bottino quindi arriva da tantissimi piazzamenti ottenuti in giro per l'Italia e dalla vittoria del campionato italiano di Sanremo, arrivato nel 2009 per 185.271 dollari di vincita. In seconda posizione il grande capitano del team Pro G di Poker, Max Pescatori, con 3.199.984 dollari, un po' più distante il pro del team PokerStar.it. Anche per oggi questa edizione di All In On Air termina qui, noi vi diamo appuntamento a domani con le nuove news su poker.